Spy Project, dunque con musica e con noi Luca Marella, come abbiamo accennato prima, è responsabile del mini basket della Labronica Basket. Vediamo se riesco a farvi vedere. Oh, adesso ci siamo, questo è il logo della Labronica Basket. Se non vi bastasse, se la regia mi consente, facciamo vedere anche il sito, eccolo qua. Oh, facciamo vedere tutto schermo, dai, eccolo. Per lo meno abbiamo un'idea di cosa stiamo parlando. Allora, io vorrei parlare subito però del mini basket. Cosa significa innanzitutto fare il mini basket, chi lo fa e soprattutto cosa fate voi per il mini basket? Sì, niente, diciamo, i corsi mini basket sono per tutti i bambini che dal 2008 al 2002. E noi cerchiamo di fare tutti questi corsi e tutte queste squadre. E ci sono degli allenatori che seguono questi bambini sia per il percorso del discorso del basket sia per un percorso formativo. E la nostra offerta del mini basket diciamo comprende tutta la stagione, e con solo 200 euro un bambino può partecipare a tutti gli allenamenti, alle partite, alle vari eventi che verranno fatti, feste eccetera, e naturalmente gli verrà dato un completino e una borsa per poter partecipare agli allenamenti. Quindi praticamente questi ragazzi verranno un po' introdotti al basket a partire da zero, mi pare di capire, no? Cioè, sì, 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 da chi anche chi non ha mai giocato, oppure chi ha giocato e poi ha smesso, oppure gioca in un'altra società, da chi diciamo parte dall'inizio, anche da bambini che hanno già una piccola esperienza. Ecco, voi ora questi corsi quando li inizierete? Volendo? Ecco, diciamo, noi i corsi cominceranno da lunedì 16 settembre e naturalmente siamo abbastanza anche a ridosso, no? Sì, 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 siamo abbastanza vicini. E inizieranno questi corsi, naturalmente all'inizio ci saranno delle prove gratuite proprio per questi bambini, per poterli fare, diciamo, avvicinare al basket e capire anche per i genitori se al bambino può piacere o no. Certo. La cosa, e diciamo, oltre a questo, diciamo, oltre al discorso delle 200 euro, noi diamo anche un buono per poter comprare le scarpe, un buono da 40 euro dove diciamo i bambini possono andare nel nostro negozio convenzionato Terzo Tempo e poter comprare le scarpe. Diciamo, quindi uno in realtà con 160 euro porta il bimbo tutto l'anno a divertirsi, diciamo. Ecco, ma poi i corsi come sono strutturati? Cioè, quante volte la settimana ci si trova per gli allenamenti? Sì, allora, quello dipende molto dall'età. I bambini più piccoli faranno soltanto due allenamenti, mentre quelli un pochino più grandi che si avvicineranno anche a campionati faranno tre allenamenti. Uh-huh. E poi naturalmente ci saranno i torneini, ci saranno più le partite, ovviamente. Sì, 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 le partite. Diciamo che man mano che ci si avvicina a cose un pochino più impegnative, ovviamente cioè, l'impegno aumenta. Sì, esatto, esatto, esatto. Ecco. Come devono fare i genitori che eventualmente stessero vedendo questa trasmissione dicesse, guarda, non ci avevo pensato, però il basket potrebbe essere un'idea, a chi si devono rivolgere? Sì, allora, possono sicuramente, se hanno Facebook, cliccare mi piace sulla nostra pagina Facebook, la Bronica Basket, oppure contattarci telefonicamente per avere ulteriori informazioni sia sugli orari che sul discorso palestre, eccetera. E il numero di telefono è, diciamo, il numero fisso 0586 21 0688, che questo, diciamo, è in orario di ufficio. Diciamo. Mentre possono chiamare al cellulare a qualsiasi ora al 347 15 49 639. Anche alle 2 di notte. Anche alle 2 di notte, noi si risponde sempre. se vengano anche alle 2 di notte. Allora, ci fermiamo un attimo, ci ascoltiamo un po' di musica, poi parliamo anche dell'aspetto sociale di questa cosa, perché comunque non c'è solo l'aspetto agonistico, come accennavi, no? Esatto, c'è, esatto. C'è una cosa, diciamo, ci sono gli elementi, ma ci sono anche altre cose. Ne parliamo. Prima ci fermiamo, però ci ascoltiamo un po' di Green Day. Allora, io ho scoperto una cosa che non sapevo nella mia infinita ignoranza
Direi una cosa strana, perché un livornese di basket dovrebbe sapere, io invece per esempio sono un po' ignorantello. Invece mi diceva Luca Marella che, a parte il fatto di questo mini basket che non è improntato solo o comunque minima parte insomma all'agonismo, giusto, c'è un aspetto sociale, non solo, ma il mini basket è misto addirittura. Sì, certo, sia i bambini che le bambine possono iscriversi tranquillamente. Non c'è divisione di sesso. E poi mi parlavi anche di iniziative collaterali, cioè nel senso che non ci sono solo gli allenamenti, ma ci sono anche delle gite. Sì, diciamo che noi la nostra intenzione è organizzare, oltre agli allenamenti, le partite, eccetera, anche altre cose fuori dal basket, tipo feste, tipo gite, tipo, diciamo, ci piacerebbe portare i bambini a scoprire anche il basket, tra virgolette, quello vero, quello della Serie A, portarli a vedere delle partite. Una a bella Siena, trasferta a Siena, a Pistoia, a vedere le partite, quelle vere. Ecco. Senza niente lasciar perdere al basket minore. Cioè, ma questa è una vostra speranza, una vostra ipotesi o è un progetto a cui state già lavorando? No, questo è un progetto che ci stiamo già lavorando, e ora già il calendario alla mano per la Serie A e ci stiamo organizzando col Pulma, eccetera. Ecco, le società interessate cosa ne pensano? Perché voi avete preso contatto, immagino, con le società per queste trasferte, cioè per portare a vedere questi bambini a vedere le partite? Sì, diciamo, le società interessate fanno già questo servizio. Diciamo, chi va a vedere le partite di Serie A sa che ci sono già dei gruppi di bambini queste partite, che non sono o della città oppure non sono proprio della società stessa. Certo. E quindi è già una cosa automatica, insomma. Ci rivolgiamo per uno di, che ne so, esempio a Siena, noi diciamo siamo intenzionati a venire, siamo tot persone, e loro ci fanno trovare i biglietti, di solito ci posizionano in una zona abbastanza tranquilla. Certo, perché sappiamo, io ci sono alcuni tifosi che sono un po' birichini, no, alle volte, quindi magari. E poi fra l'altro, come anche nel calcio, mi risulta che ultimamente sono state fatte queste iniziative, cioè di portare i bambini allo stadio, in modo tale che la presenza dei bambini anche sia un modo per forse riuscire a dare un attimo al controllo. Sì, è anche vero che il basket è meno, è meno, diciamo, appunto, meno birichino. Ci sono meno facinorosi. Sono meno facinorosi, mettiamola così. Ecco, quindi c'è anche la possibilità di fare queste gite, che sanno un po' di gita scolastica poi alla fine. Sì, no? sì, tipo una gita scolastica, per diciamo far vedere cosa potrebbero diventare, oppure per dare la possibilità a chi non può andare a vedere una partita a palazzetto, portarceli noi. Comunque di avere un'idea di quello che è il basket, quello vero, quello dove insomma si fa di professione, voglio dire. Sì, esatto. Uno va in campo per vincere, in quel caso lì. Sì, sì, sì. Mentre invece questi ragazzi vanno in campo più che altro per divertirsi. Allora, io ribadiremo un attimo il concetto su dove ci si può rivolgere per entrare in questa squadra, possiamo dirlo, no? Però poi vorrei parlare con te anche dei progetti, quelli più importanti, perché voi comunque siete una società che ha anche una prima squadra. Sì, giusto, esatto. Allora, abbiamo due argomenti ancora da trattare con Luca Marella, che è responsabile del settore mini basket della Labronica Basket, appunto. e il primo è quello della prima squadra, perché voi avete già una prima squadra che sta giocando, fra l'altro, anche un campionato non trascurabile. Sì, è il campionato di Serie D, e per l'appunto domenica cominciano le partite, perché comincia la Coppa Toscana. Ecco, quindi siamo capitati proprio. Appunti. Ecco, mi dicevi che la vostra intenzione è un po' di giocare un campionato abbastanza, cioè siete partiti abbastanza agguerriti. Sì, diciamo proviamo, perché anche altre squadre si sono attrezzate, proviamo a fare un campionato di vertice. Ecco, i vostri rivali più temibili, hai già idea della geografia di questo campionato? Un po', cioè, si è fatto le squadre a Livorno sono quelle un pochino più forti, sì. Citiamole. Sì, sono chi segue il basket le conosce, sono la Pacaenso Livorno, o perlomeno quelle che sono nella Serie D, l'OS Livorno e il Melori. Ecco.
sono questi concorrenti, quelli in casa, insomma. Sì, quelle, tutti i derby. Tutti i derby, ho capito. Poi quali altre squadre ci sono che sono più o meno blasonate? Perché, scusa, lo faccio perché chi come me non sa di basket, perlomeno gli diamo un attimo un input. Sì, diciamo, noi il campionato Serie A è un campionato, diciamo, a livello toscano. Certo. E c'è Carrara e poi diciamo altre squadre, ci sono squadre di Pisa, ci sono altre squadre, diciamo, in questo, c'è Grosseto, c'è San Vincenzo, mm-hmm. molto forte. E quante giornate sono poi? E le partite, diciamo, siccome c'è stato il problema che quest'anno tante squadre si sono ritirate perché purtroppo per problemi di soldi, anche quelle più blasonate, sì, anche le squadre che l'anno scorso lottavano per vincere, alcune si sono proprio sparite perché purtroppo ci vuole un po' di soldi e non tutti si possono permettere. Quindi alla fine è venuto fuori un calendario un po'. Sì, un po', diciamo, sì. Però deve uscire, diciamo, il calendario provvisorio. Uh-huh. Però, diciamo, come Serie D dovremmo essere 26 squadre, ecco, fra i due gironi. Quindi che significa 25 giornate di andata e 25? No, sono due gironi, dovrebbe essere due o tre gironi. Okay. E quindi di solito sono 12-13 partite andate e 12-13 partite di solito. Ho capito, quindi saremo un po', cercheremo di seguirvi anche un po' prossimamente, daremo conto anche di quello che succederà in questo campionato. Tra poco parleremo invece di un evento un po' più vicino, nel frattempo ci ascoltiamo Lucio Battisti. Siamo qui su radiofresh.info con Luca Marella, che è responsabile del mini basket della Veronica Basket Livorno. Stavamo parlando di tantissime cose che per radio sarebbe lungo e tedioso raccontare, ogni sport ha i suoi aspetti reconditi, ma noi siamo qui per altro, insomma. Mi stavi parlando di questo evento ormai prossimo, che se non sbaglio è al Decathlon, no? Sì, mi vuoi raccontare un attimo cosa farete? Sì, niente, in pratica, come abbiamo fatto durante tutta l'estate, faremo un evento a sabato 14 a Decathlon. Quindi non domani, ma sabato prossimo. Sì, non domani, ma sabato prossimo, dalle 5 alle 8 la sera, e faremo, diciamo, divertire un po' i bambini con i nostri istruttori e con i nostri giocatori, diciamo. Per avvicinare i bambini un po' al basket, fare conoscere il basket, fare due tiri, fare due risate. Quindi ci sarà anche un cesto? Sì, c'è un canestro. Un canestro. A disposizione per fare due tiri. Dove i bambini potranno divertirsi, giocare insieme, conoscere altri bambini. Ecco, e quindi questo sarà il prossimo evento, e lì praticamente sarà la possibilità anche di contattarvi di persona, anche per vedervi po' in faccia, perché è molto importante. Sì, perché più che altro la maggior parte delle persone che dei bambini che abbiamo preso nella nostra squadra ci hanno conosciuto grazie a questi eventi. Ne abbiamo già fatti un bel po' durante l'estate. E secondo me la miglior cosa è farsi vedere, tra virgolette, in ghigna. Certo, assolutamente sì. Anzi, è bello anche cartelloni, pubblicità, eccetera, però il genitore deve vedere a chi affida il figlio. Certo. E conoscere gli allenatori, conoscere i dirigenti, conoscere un po' lo staff. Senti, ti posso fare una domanda un po' cattivella? C'è stato un allenatore di una squadretta di calcio che ha detto: se avete dei campioni, portateli da un'altra parte. Ci fu una polemica tempo fa perché c'erano questi genitori, diciamo, ogni genitore, poi per ogni genitore il figlio è un genio universale, un Leonardo da Vinci, quindi quando si portano i bambini a fare le cose ci si aspetta. Allora, c'è un tempo fa qualcuno sbottò e disse: se avete dei campioni, portateli da un'altra parte, perché evidentemente quando poi si crea una squadra, specie di pulcini, se vogliamo usare questo termine, Sì. Esatto, l'aspetto agonistico conta soltanto fino a un certo punto, diciamo esatto, è sì. Così. Più che altro i genitori dovrebbero capire che si fa solo per far divertire i bambini, per farli stare con altri bambini e non per diventare dei giocatori subito. Anche poi dopo sarà il momento di vedere i fondamentali, vedere se il ragazzo può o non può, se ha talento, se non ce l'ha. Diciamo questo, che io sono abbastanza ignorante in fatto di sport, però una cosa credo di averla capita: campioni non si decide di diventarlo, ma lo si diventa, nel senso che uno ha il talento, viene notato che ha talento, qualcuno poi lo aiuta nella
cioè non è che uno parte e io faccio il campione di calcio, no, ecco, no, o di basket, no, no. No. Non si sceglie, diciamo, ecco. Si può migliorare con allenamento, impegno, molto, sicuramente molto, ma da più avanti, ecco. Non, ora si fa per divertirsi. Tutti bimbe devono divertirsi e basta. Perfetto, allora chiarito questo, vi ringrazio Luca Marella, vi ricordo responsabile del mini basket della Labronica Basket, eccolo qui, Labronica Pallacanestro. E, ripeti un attimo dove possono trovarvi, a quale indirizzo internet? In modo sì, che... labronicabasket.it è il sito internet, poi siamo su Facebook, alla pagina Labronica Basket, basta cliccare mi piace, lì ci sono tutti i nostri eventi, i numeri di telefono, eccetera. Oppure diciamo telefonare in orario d'ufficio allo 0586 21 0688 oppure al numero di cellulare dove siamo reperibili sempre 347 15 49 639. Perfetto. E più che altro vi aspettiamo da Decathlon, sì, sabato, esatto. 14, così. Che è l'evento proprio quello che sta bollendo in pentola. Sì, esatto. Perfetto, grazie Luca, naturalmente informateci sulla vostra attività, noi a nostra volta informeremo i nostri ascoltatori e alla prossima, insomma, sabato 14, vi raccomando, numerosi a Decathlon. Ciao Luca, grazie. Ciao, grazie a te.